voto Cooperlo per i suoi sì, per il sì a una strategia organica contro il femminicidio, sì alla piena applicazione della legge 194, sì a modificare anche la legge 40, sì a un piano per l'occupazione femminile e giovanile, sì a un welfare che sia effettivamente una risorsa e non un costo per i bambini, per gli anziani, e sì a una cultura che sia veramente l'investimento per il futuro del paese. Voto Cooperlo anche per la sua impostazione culturale oltre che politica, perché la sua rivoluzione della dignità è anche la parola d'ordine che le donne hanno usato per rivendicare la propria libertà, la propria autonomia, e senza una rivoluzione della dignità che cambia anche i rapporti e le relazioni tra le persone e costruisca una nuova etica civile, non ci potrà essere cambiamento nel paese. E poi voto Cooperlo perché è la persona giusta per fare il segretario del Partito Democratico, è la persona che può ricostruire un partito moderno, una sinistra moderna, innovativa, rilanciando, ricostruendo quel senso di comunità che serve a un grande partito come il Partito Democratico. Quindi l'8 dicembre votiamo Gianni Cooperlo.